Io sono Andrea Rossetto, sono responsabile della mensa di Opera San Francesco per i poveri. La nostra mensa è un servizio che non ha mai smesso di essere operativo in questo periodo di emergenza. La differenza è che non possiamo garantire ai nostri ospiti un pasto completo come facciamo sempre, ma diamo in sostituzione un sacchetto che contiene dei beni che si possono asportare all'esterno della mensa, proprio perché non possiamo favorire occasioni di assembramento delle persone. Quindi diamo dei sacchetti con del cibo d'asporto. Il sacchetto di oggi contiene al suo interno una scatoletta di tonno, un panino, del formaggio da spalmare, dei biscotti. La nostra mensa, come tutti i servizi di Opera, si avvale della presenza preziosa dei volontari e, visto il particolare momento di emergenza, abbiamo anche noi avuto, come tutte le realtà milanesi, un calo piuttosto accentuato della presenza dei volontari, situazione che ci ha imposto di chiedere aiuto ad altre realtà della città di Milano, altre realtà solidali. Nel caso nostro, abbiamo la presenza da oggi dei City Angel, che sono appunto in supporto ai nostri volontari e ci aiutano nella distribuzione dei sacchetti e anche nella gestione degli ospiti che accedono alla mensa. Abbiamo avuto un leggero calo, però i numeri sono sempre importanti. Se consideriamo che a pranzo eroghiamo circa 1.100 sacchetti di media e la sera stiamo sugli 800, quindi insomma, diciamo, noi non abbiamo abbandonato i nostri poveri, ma anche i poveri continuano ad affidarsi alla nostra assistenza, alla nostra accoglienza. Tieni, buongiorno, ciao, eccoci qua. Buongiorno, prego. Mi chiamo Us, faccio volontariato con i City Angel di Milano, ormai sono circa 5 anni. Siamo stati contattati dall'Opera di San Francesco perché hanno avuto la necessità di proseguire questo meraviglioso sostegno verso i più deboli, per poter permettere a loro almeno un piccolo di dignità in questo momento di difficoltà. E noi siamo qua presenti perché precedentemente c'erano anche brave persone, ma hanno una certa età, che faceva questo servizio, ma con questa malattia è meglio che loro siano più protetti. Allora l'associazione ha deciso di sostenere l'opera di San Francesco presentandoci qua, cercando di portare avanti questa bella opera.